70. Ciao. Salve. Vabbè, poi... Ma... Dove sei io? E tu, dove sei, potevi andare in corso. Vabbè, un commento su questa amichevole, soprattutto su quelli che possono essere i progressi o su dove bisogna lavorare per quanto riguarda la squadra. Alla luce di quello che si è visto oggi, insomma. Vabbè, ho fatto questa amichevole che per noi era un allenamento. È andata bene, più che altro abbiamo cercato di mettere, di fare quello che proviamo durante la settimana. Stiamo facendo progressi, la squadra sta crescendo e dobbiamo ancora fare questa settimana per trovarci pronti sabato che andiamo a Catanzaro a fare la prima di campionato. Quando? A Catanzaro, proprio che insomma guarda caso la squadra che potevi andare, quindi subito venuti via. Chiaramente al di là della partita di oggi, come valuti insomma questo tuo arrivo a Caserta, come ti stai trovando e che casertana è questa? No, io per quanto mi riguarda sono molto contento di essere venuto qui, già col direttore, anche se il Catanzaro mi voleva, avevo dato la mia preferenza a venire qui e tutto si è concluso nel migliore dei modi. Andremo ad affrontare una partita che è comunque impegnativa, perché la prima partita è sempre tosta, ci sarà un bel pubblico lì, sarà un campo difficile, però andiamo lì cercando naturalmente di portare a casa una vittoria. Cioè non vi nascondete, andate sulla Catanzaro? Cioè è così, nel senso dobbiamo andare per cercare di portare a casa un bottino pieno. Per quanto riguarda il tuo ruolo, state provando quasi sempre l'attacco a tre, a volte il mister anche nel suo periodo diciamo rigioca a 4-4-2, quindi con i due attaccanti. Come ti trovi meglio, se a tre, a due? Perché abbiamo visto che stai tentando la conclusione quasi sempre da fuori, diciamo ancora dovete trovare l'equilibrio giusto lì davanti, come ti trovi meglio tu? No, ma è indifferente, siccome il modulo è solo un numero, cioè nel senso a due punte è normale, hai uno un po' più vicino, però anche giocando a tre comunque gli esterni vengono dentro, quindi è indifferente diciamo. Io in questi anni ho fatto sia l'attacca 3 che l'attacca 2, l'anno scorso a Pordenone giocava un po' più trequartista, quindi secondo me è indifferente. Non ti cambia? No, non ti cambia. Personalmente invece questa stagione cosa ti aspetti? L'anno scorso ha iniziato da Foggia, poi sei andato via. Comunque hai giocato in piazze importanti, tu che sei anche scuola Juve, tu che cosa ti aspetti da quest'anno? Mi aspetto e spero di riuscire a trovare continuità, a giocare il più possibile, poi i risultati arriveranno sia personali che di squadra, per tanti quelli di squadra, quelli personali sono una conseguenza. L'intesa con Marotta e Alfa Geme è la seconda partita che giocate assieme, in effetti, in partita, insomma, cioè il test in cui giocate assieme. Ah, beh, ci vuole sempre un po' di tempo prima di conoscerci al meglio, però comunque credo siamo già a buon punto e col tempo poi sarà tutto meglio, si migliorerà ancora. Hai accettato Caserta per quale motivo? Il presidente e anche il direttore hanno sempre parlato di un inizio quest'anno di un progetto a Caserta triennale, quindi per tentare l'anno prossimo tra tre anni l'assalto alla B. Tu non so che contratto hai a Caserta e se fai parte di questo progetto a lungo termine. Io il contratto sono in prestito per un anno qui, però ho accettato di venire qui perché, devo essere sincero, il direttore mi ha convinto, mi chiamava tutti i giorni, era la squadra che diciamo mi ha cercato con più costanza ed è quella che mi ha ispirato più fiducia di tutti. Poi ho parlato pure col mister, mi sembrava una buona proposta, una buona società che vuole fare veramente qualcosa di importante negli anni
e da quando sono arrivato così, cioè, mi sono, che si dice, mi hai constatato, che, ho constatato che questo è vero. Per quanto riguarda il progetto, quindi progetto... dovresti confermare anche il prossimo anno se tutto va bene. Quello non dipende da me, cioè si vedrà poi a giugno. Va bene, 4 domande. A posto? Ok, grazie.